Cari amici e cari amiche di Angoli, grazie per essere con me. Ci ritroviamo ancora una volta per raccontare i nostri grandi ospiti. E davvero partiamo con due grandi ospiti che ritrovo sempre con grandissimo piacere. Sono con me Marta e Marco Ferradini. Ciao, grazie. Eccoci qui, Dolores. Dolores chiama, Ferradini risponde. Favoloso, veramente. E ci sono davvero anche delle ottime ragioni per chiamarvi e per arrivare qui, certo. Perché, Marta, siamo alle porte di uno spettacolo davvero molto, molto bello. Ce ne parli? Sì, guarda, il 9 marzo, giovedì prossimo, saremo al Teatro Manzoni di Monza con questa grande orchestra, l'orchestra di Paolo Tomelleri, per omaggiare il grandissimo Lucio Dalla. Sarà uno spettacolo, credo, molto, molto bello. In questi giorni ne stiamo parlando molto, Marco, perché Lucio sicuramente è comunque un pilastro della musica italiana. Il 4 marzo è la sua data di nascita e quindi l'abbiamo ricordato pochissimi giorni fa. Il giorno dopo, il 5 marzo, l'altro grande pilastro, Lucio Battisti, e quindi abbiamo, c'è stato modo. Grandi pilastri che sono nati nello stesso mese. Io, fra l'altro, ho lavorato con Lucio Dalla. Lo so bene, volevo chiedertelo, raccontaci sì, un po'. Sì. Ma devi sapere che il mio primo disco lo fece al Castello di Carimate, qui in Brianza, e io ero nella sala verde, Lucio Dalla era nella sala rossa, e il nostro produttore era produttore sia mio che di Lucio, e quindi il produttore faceva la spola tra una sala e l'altra per vedere l'avanzamento dei lavori, e un giorno mi portò Lucio Dalla in sala ad ascoltare un mio brano, si chiamava Schiavo senza catene. Allora Lucio Dalla apprezzò molto la canzone, prese il sax e fece l'assolo su Schiavo senza catene, quindi io posso vantare di avere nel mio primo album, nel primo lavoro, questo sax di Lucio Dalla. Io ricambiai facendo i cori per lui nell'album che stava registrando, quindi c'è stata questa collaborazione. Poi ho fatto la tournée con Ronnie quell'anno, e spesso andavamo a vedere i concerti di Lucio Dalla, e ci trovavamo sempre alla fine a Riccione a mangiare il pesce alle 2 di notte. È stato bellissimo. Che non è male, ci si diverte sempre sì, molto. Sì. È stato un periodo molto bello, molto di grande creatività, e poi Lucio era molto generoso, una persona splendida, era un giocoliere della musica, un rivoluzionario, perché è riuscito a far diventare la musica italiana, con le parole italiane che sono molto difficoltose da mettere in musica, e lui è riuscito a trasportarle e farle diventare anche rock. Quindi era, secondo me, un giocoliere della musica. Lo vedo così, uno che con il suo sax e faceva delle cose, giocava sempre. Sapeva giocare moltissimo e coinvolgere, sì. Per lui la musica era una cosa istintiva, ecco. Cioè, non era una cosa di star lì a studiare 24 ore per tirare fuori due note, ma era nell'animo. Quindi delle bellissime esperienze, dei bei momenti, Marta, ma saranno anche quelli che ci saranno, come hai detto, il 9 marzo, dove lo spettacolo, insomma, avrà delle proprie caratteristiche, ma ne voglio ricordare subito uno, perché se non sbaglio tutto il ricavato, se è corretto, sarà devoluto alla Meridiana e a Capirsi Down Monza. Quindi intanto, esatto. Oltre alla bella musica, c'è anche questa finalità. Molto, molto bene. Bella. E volevo anche ricordare che è stato organizzato dai Lions, dal Lions Club, questo spettacolo, quindi che fa del bene, con della bella musica. Noi faremo la seconda parte dello spettacolo, ce la giocheremo io e mio padre, faremo diversi duetti. La cosa bella anche è che abbiamo scelto appunto delle canzoni anche significative, come La casa riva al mare o Piazza Grande, che sono brani in realtà che Lucio ha dedicato ai più fragili, agli ultimi, no? Piazza Grande è Clochard, e La casa riva al mare invece tramuta la prigionia, un uomo in prigione, in poesia, ecco. Quindi abbiamo scelto anche delle canzoni ovviamente che raccontassero anche la grande generosità di Lucio Dalla anche nei testi, insomma, che non parlava, ecco, parlava anche degli ultimi, soprattutto degli ultimi. Sì. Ci regalate qualcosa qui ad Angoli? Avete voglia? Bene, certo, molto volentieri. Vai. E si farà l'amore, ognuno come ne va, anche preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età, e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo duri e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico,
stesso istante ci siamo io. L'anno che sta arrivando fra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa è la novità. Grande voce di Marta e Marco Ferradini ci hanno davvero trasportato indietro nel tempo. Ma Marta, a tal proposito, sì, Marco ci ha raccontato bene della sua esperienza, la sua conoscenza anche con Lucio Dalla. Tu invece da giovane interprete come li vivi questi pezzi così, così grandi, così importanti? Come li fai tuoi? Ma io, ecco, io cerco sempre di renderli miei. E questo, io faccio anche il mio spettacolo di Rose di Spine dove presento proprio dei brani, insomma ripercorro la grande canzone d'autore italiana, no? E credo, cioè secondo me è l'unico modo per fare, per reinterpretare grandi brani è proprio renderli propri, cioè capire cosa dice il testo, cercare di immedesimarsi e di poterlo raccontare con la propria esperienza, con la propria vita, no? Con il proprio corpo, la propria faccia. E ovviamente con grande rispetto della linea melodica, io non cambio quasi mai insomma le linee melodiche perché secondo me, cioè, quelle dire, sono, bisogna avere rispetto anche della grande melodia, delle grandi parole che ci hanno regalato questi interpreti, questi grandi artisti, scusate. Naturalmente sì, senti, Sanremo ci ha insegnato anche quanto sia cambiata la musica, secondo me è cambiata molto, credo che Marco sia d'accordo perché anche tu hai detto insomma bisognerebbe rispettare di più tutta una serie di cose. Quindi detto questo come premessa, visto che forse la proiezione musicale è verso delle situazioni molto diverse, ecco, invece questi grandi capolavori e anche quelli di Marco per esempio continuano ad essere tali nel tempo. Qual è il segreto? Ma era tutto un, secondo me era diversa la società e quindi era diverso quello che l'artista, come dire, succhiava dalla società, no? Un tempo si faceva musica per fare arte, per regalare bellezza, per dire qualcosa se c'era qualcosa da dire, non tutti facevano arte, ecco, non tutti facevano musica. Oggi c'è un po' l'idea di fare musica per diventare famosi e secondo me è un'altra cosa. E secondo me è un'equazione che non funziona e non lo dico solo io perché poi i risultati parlano. Vedremo fra 50 anni, poi non, io non lo so, però si è persa, sì, si è persa un po' vedere di, cosa rimarrà, si, ecco. Cosa si è persa, purtroppo si è persa la melodia e si usa la musica non più come necessità per comunicare qualcosa, ma per così per vendere, insomma, per andare in televisione con la propria bella faccia, per sperare di fare delle serate. E una volta la musica aveva un valore, adesso purtroppo ne è un altro e speriamo che ritorni. Sono convinto che si ritornerà ancora a suonare la chitarra, che si torneranno a suonare i pianoforti e che i giovani impareranno che fare musica è una cosa bella, però bisogna anche sudare, nel senso che devi tirare fuori qualcosa di vero, di tuo, e non solamente scimmiottare quello che magari ci arriva dall'America. E questo è fondamentale. Sì. A proposito di grandi, cambiando però un pochino contesto, da poco tempo ci ha abbandonato invece un grande del giornalismo, naturalmente sto parlando di Maurizio Costanzo, e so che tu Marco hai avuto anche modo di essere tra i tanti ospiti del suo certo. Maurizio Costanzo Show. Non mi ricordo in che anno sono andato, comunque mi hanno comunicato di andare, ah bellissimo, ho detto sono qua, ho preso la mia chitarrina, non questa un'altra, e sono andato a Roma e mi sono trovato in questo bellissimo situazione dove Costanzo era molto gentile, molto, abbiamo parlato, ci siamo scambiati e cosa fai, cosa non fai, beh io faccio questo, cosa è stato. Poi mi ricordo una cosa particolare, che quella sera lì, la serata era un po' noiosa, nel senso che a un certo momento arriva Costanzo e dice, ma tu c'hai qualche pezzo in più da fare? Sì, sì, quanti ne vuole? E allora fammi fare qualcosa perché qui in Duvalle. Allora invece di fare due pezzi ne ho fatti sei, ecco, cioè è stata una bellissima serata. Quindi mi ricordo questo signore era un grande perché ti metteva a suo agio, a proprio agio, e poi sapeva trattare gli argomenti senza essere prevenuto. Questo perché per un giornalista secondo me è importante essere libero di testa, dire le cose come stanno, almeno cercare di farlo. E quindi mi sono trovato molto bene. È giusto ricordarlo come abbiamo fatto adesso. Grazie a Marco per questo ricordo. Marta, invece chiedo a te di rilanciare nuovamente questa serata perché siamo anche noi quasi ai saluti, vai. Vi aspettiamo giovedì 9 marzo al Teatro Manzoni di Monza per una serata dedicata al grande Lucio Dalla, dove uniremo grande musica e fare del bene agli altri, quindi vi aspettiamo. E auguri a tutte le donne perché ormai ci siamo, l'8 marzo è qua. Sì. Bene, grazie a Marta Ferradini, a Marco Ferradini, viva la musica sempre. Grazie, ciao grazie a tutti. Ciao, grazie anche a voi, rimanete lì tra pochissimo, siamo di nuovo insieme ad Angoli.